Esistono due modi comuni per scrivere l'output, quindi per stampare, a riga di comando utilizzando lo scripting in Bash. Il primo metodo è molto semplice e serve ad utilizzare proprio il comando echo, ad esempio, per poter stampare, ad esempio, un messaggio da stampare. Il secondo metodo, invece, è con il metodo printf. Questo comando è più flessibile del comando echo, poiché ti permette di formattare la stringa che vuoi stampare. Quindi printf messaggio da stampare. Le due formule precedenti sono davvero semplici e banali, ma a volte sono molto potenti, soprattutto con printf. Proprio perché il comando printf ti permette di inserire anche delle stringhe, dei numeri e quant'altro, proprio per formattare una stringa. Quindi non serve solo per la stampa, ma anche molto più di questo. Facciamo un esempio: se vogliamo visualizzare i numeri attivi in una rete, possiamo utilizzare il seguente schema. Printf, metto anche il doppio apice, percentuale S, percentuale D, backslash N, chiuse le virgolette, apro le virgolette, numero di host in live, ad esempio, due punti, chiudo le virgolette e poi metto 15. Come vedi, il numero di host in live che vado a stampare è 15. Spezzettiamo il comando proprio per capire quello che abbiamo scritto. Ad esempio, quando vado a scrivere percentuale S, significa che stiamo inserendo una striga, in questo caso un testo, proprio in questa posizione. Invece, con il percentuale D, significa che stiamo aggiungendo un decimale, un numero in questo caso, in questa posizione. Poi, backslash n significa che quando faccio il backslash, o significa lo slash al contrario, significa che sto uscendo per un carattere, sto uscendo dal linguaggio di programmazione e quindi voglio passare ad una nuova riga una volta che è terminata la stampa. Poi, numero di host in live e metto 15. Tieni presente che stiamo utilizzando le virgolette doppie, non solo gli apici singoli, ma gli apici doppi. Le virgolette doppie ci permettono di essere più flessibili rispetto agli apici singoli, con la manipolazione delle stringhe rispetto alle virgolette singole. Questa è la differenza tra le virgole singole e le virgole doppie. Quindi diciamo che la maggior parte delle volte possiamo utilizzare le virgolette doppie. Per formattare una stringa utilizzando il comando printf e non con echo, quindi sia ben chiaro, è possibile utilizzare i seguenti modelli. Quindi percentuale S che vale per una stringa, percentuale D che vale per numeri, percentuale F che vale per una virgola mobile, quindi compresi i numeri con segno. Poi percentuale x che serve per scrivere un numero esadecimale, quindi noi abbiamo visto che esistono i numeri binari, i numeri decimali e i numeri esadecimali. Poi backslash n che è la nuova riga, backslash r che è il ritorno a capo e backslash t la scheda orizzontale. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.